Quindi oggi sono qua per fare il video recensione di questa bellissima box. È la Yume Twins Box, è una box super kawaii. Io l'ho già aperta per comodità qua lo scotch, però non ho sbirciato perché sbirci in attimo. Dove era lo scotch? Tipo qua, adesso non ricordo. E c'è scritto Kawaii Monthly Box from Japan with love. Quindi dal, tipo dal Giappone con amore, ed è bellissima questa cosa. È una box super kawaii. Ad esempio guardiamo i lati di questa box, ci sono tantissimi tipo zuccheri filati, arcobaleni, poi c'è scritto kawaii. E ragazzi, comprate questa box perché è bellissima. Allora, questa qua è la box di gennaio, però voi potete comprare la box o di aprile, se la comprate adesso che siamo ad aprile. Non so se vi arriva quella di aprile o di maggio, dovete vedere, penso che esca scritto sul sito, però se volete comprarla vi lascio il link giù nell'info box, cliccate quel link e la comprate direttamente da là. Quindi mi raccomando, acquistatela perché è super kawaii e bella. Ragazzi, quando l'ho diciamo aperto lo scotch, ho sbagliato a metterla perché tipo andrebbe così, però vabbè, non ci importa. E niente, desideravo da tantissimo recensirla sul canale, quindi sono davvero felice. Diamo una sbirciatina, datela voi. Che bella, ragazzi! Cioè, già vedo cose bellissime, guardate, c'è scritto Konnichiwa. Che bellissimo, quindi Konnichiwa! Il mio saluto, è bellissima questa cosa, non trovate? C'è scritto hashtag YumeTwins e ci sono tutti i social, perché potete seguirli con il nome di YumeTwins su Instagram, su Twitter e su Facebook. Adesso andiamo ad aprirla. La prima cosa che testiamo e poi la rimettiamo a terra. Allora, che bello! Questa cosa qua è un peluche enorme che vuole assolutamente aprire. Quindi adesso lasciamo tutto e apriamo. Oddio, ragazzi. No ragazzi, è la cosa più morbida del mondo, ma stiamo scherzando. Cioè ragazzi, questo peluche è troppo morbido, ragazzi, è bellissimo. Cioè, tipo questo pinguinotto, bellissimo, ed è super morbido, è tipo una palla, è bellissimo. E c'è questo cartellino che ci dice che sono di questa marca strana, che io sinceramente non conoscevo, però tipo l'adoro da oggi in poi. Questo è il nostro personaggino, cioè questo pinguino, poi c'erano altri personaggini, però penso che si possa trovare solamente questo nella box. È bellissimo ed è super morbidoso. Guardate il nasino, cioè è proprio morbido fare così per tutta la giornata. Bellissimo. Testiamo un'altra cosa. Questa qua mi sembra piccolina, questa cosa, cioè no, è uno squishy, ragazze, di questa marca bellissima. Cioè, è questa marca che penso si chiami Bakery Mame Shiba. E lo voglio aprire perché è in questa cestina e non può rimanere in questa cestina, perché io credo che... Almeno io sono molto curiosa. E ragazzi, quanto è bello! È di questa marca, guardate che carino, con questi due chef gatti, tipo, no gatti, cagnolini in realtà. Oh, è bellissimo ragazzi, è morbidissimo. Ragazzi, non ho mai visto uno squishy così morbido. E poi ha questo musino che è da schiacciare. È troppo carino le orecchiette. E poi, guardate, è proprio realistico, perché in pratica c'è proprio la bruciacchiatura sotto. Ed è, vedete, un po' meno cotto, più bruciacchiato. Cioè, è bellissimo, è super morbido. Vediamo che odora. Odora di vaniglia, ragazze. Bellissimo. Eccolo qua, visto da vicino, è super morbido. Vedete, c'è la bruciacchiatura. E questo qua è il cagnolino e poi questo è il cartellino che è bellissimo. Poi c'è questo qua che ho già aperto perché in pratica c'era sempre quella plastichina, però ho fatto prima e quindi l'ho aperto. In pratica è dei Zoom Zoom ed è questo calendario che è bellissimo per il 2018. E sono usciti anche questi sticker da dentro che sono bellissimi secondo me. Io ho pensato che sono usciti per un motivo, cioè, allora io apro il calendario, quindi che ne so, vado a mettere, vi faccio vedere al volo tutti i mesi, se volete vedere il mese in cui siete nati, guardate che carino, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, e io, guardate che carino, io
poi andare a vedere Luglio, perché è il mese in cui sono nata io, è giallino ed è super carino. Allora, in pratica io ho pensato che questi sticker servono per metterli, che ne so, qua da qualche parte, perché in pratica questo qua sono questi sticker che entrano proprio in questo spazio. Quindi ad esempio il mio compleanno è il 25 luglio, io potrei attaccare questo sticker dove c'è scritto birthday proprio sul mio compleanno. Penso che sia questo il motivo e secondo me è troppo carina questa cosa. Guardate come sono piccolini, ci sono varie scritte, ad esempio tipo travel, birthday, e poi ci sono questi altri personaggini. Ragazzi, attacchiamo lo sticker birthday, non lo capiamo, tipo l'ho messo sotto perché di lato non c'entra, quindi no, attacchiamo il birthday e cominciamo a fare così, ad esempio sweet. Sweet, ragazzi, quindi sono questa cosa. Adesso vi faccio vedere. È venuto veramente carino, guardate, il 25 luglio. Pescavo con questa cosa. Cerco prima le cose piccoline. Che carino, ma che cos'è? È tipo un coso per le unghie di Ariel ed è fatto così ed è bellissimo. Dopo ve lo faccio vedere meglio da vicino, se lo potete aprire. La posizione è troppo carina, dai. C'è scritto Ariel, non so se vi possono uscire principesse, mi è uscita Ariel, che devo dire che mi piace veramente tanto. Qua abbiamo questa cosa, è tipo magnetica. E penso che questa sia tipo una limetta, una lima per le unghie. E qua tipo c'è lo specchietto. E poi qua penso che sia tipo un taglia unghie. Ed è molto utile questa cosa, è anche carina. Eccola qua, è fatta così ed è veramente carina. Questo è il disegnino. Che ragazze, sento già cosa è questa. È una blind box. C'è un remedio, tra l'altro, di Gudetama. È arrivata intatta la box. E qua abbiamo dei personaggini, questi qua, che dopo li faccio vedere meglio dal video, ce la posso fare, e qua altri. A me piace tantissimo questa e basta, queste due mi piacciono, questa e questa. Ok ragazze, questi sono i personaggini da questo lato e da questo lato. Ok ragazze, apriamo la ovetta sotto per non farla rovinare. Vediamo. È uscito, vedete la prima voi? Cos'è? No, è bellissima! È uscita la classica caramella che esce sempre nelle mente, che ero tanto curiosa di assaggiare. Carino! Arriva così, ma quanto piccino, ragazzi, è mini! Ok, allora, adesso mi servono delle forbici, io ce la faccio, dai. Lo monto e ci vediamo dopo avrò montato. Ragazze, guardate che carino, poi io adoro Gudetama, è un personaggio super carino ed è fatto così, se sapete che cos'è, io penso che questo sia tipo riso, e guardate quanto è piccolino, dove è andato, ehi! Eccolo qua, guardate che carino, cioè in realtà non so se è maschio o femmina Gudetama, però è super carino, è tipo principessina. Dentro questa blind bag remento, diciamo, usciva anche questa che penso sia una pubblicità, che costa tipo 100 yen, penso, boh. In pratica è super carina questa cosa, perché sono tutte giapponesi le scritte, e l'ho assaggiata, è tipo una gomma ed è super buona. Qua ci fa vedere la checklist, ci fa tipo questo disegnino, che carino il Gudetama, e poi quest'altro Gudetama fatto così, sempre disperato, povero. Guardate che carino fatta così. In pratica, però, in pratica qua ci dice come si ordina la box, però voi dovete ordinarla dal link che vi metto giù nell'info box. Si dice appunto che di gennaio 2018. Welcome to the Human Twins Family. Quindi se volete entrare anche voi in questa grandissima e bellissima famiglia super kawaii, andate a ordinare la box giù nell'info box. Vi lascio il link. L'ultima cosa è questa cosa super kawaii. Io non conosco il personaggino, però se lo conoscete è della Sanrio, quindi la marca di Hello Kitty. Cioè è bellissimo, è tipo un portafogli e quindi adesso sarò super fashion, no, scuola, supportami. In pratica è questo personaggino con tipo un pesce, un gambero, certo. Come si chiamano? Così che pungono, cioè bella. Ah no! Un granchio. E sono super carino, lui tipo sta cantando e sta saltellando e si chiama Marumo Fubiori ed è super bello, adesso siamo una page di Instagram, lo vado a seguire.
e segue il pennino. Guardatelo! Wow! Bene ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like. Vi ricordo di ordinare questa box giù nell'info box tramite il link che troverete. Potete direttamente ordinarla ed è anche più facile senza che dovete andare sul sito, eccetera. Quindi avete la comodità di trovare tutto il link giù nell'info box e ordinarla. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Sayonara! Ah, seguitemi su tutti i miei social che vi lascio sempre giù nell'info box. Sayonara!